Oggi inizia una nuova rubrica quotidiana del telegiornale delle Marche dedicata alla scoperta dei tesori archeologici nella nostra regione. Molti sono collocati nel Museo Archeologico Nazionale delle Marche che ha sede ad Ancona, aperto tutti i giorni domenica compresa con chiusura il lunedì. Domani sera in via straordinaria il museo sarà aperto anche dopo cena. Alla rubrica è collegato un gioco a premi, una serie di domande cui rispondere attraverso la pagina Facebook del Museo Archeologico. La rubrica si chiama Archeomarche, è un servizio a cura di Carlo Bragoni con il montaggio di Luca Dubinelli. La parte narrativa la curerà l'archeologa Nicoletta Frapiccini. Allora, vediamo insieme la prima puntata di Archeomarche. Chi arriva ad Ancona dal mare o anche da nord dell'autostrada viene accolto dall'immagine del gruppo Le Bronzi Dorate di Cartoceto di Pergola che svettano sulla terrazza del Museo Archeologico Nazionale delle Marche. Sono un po' il simbolo del nostro museo, un museo che raccoglie la storia della nostra città e della nostra regione a partire da 100.000 anni fa, fino ad età romana e in futuro quando verrà aperta anche fino all'età medievale con la nuova sezione. Un museo dove viene raccontata attraverso molti, numerosissimi reperti archeologici, alcuni cimeli straordinari, oggetti di uso quotidiano, la vita nella nostra regione nel corso di un lunghissimo periodo. È un museo che non è aperto ai soli specialisti, agli studiosi, agli archeologi, ma si rivolge a tutto il pubblico che abbia la curiosità di vedere, di conoscere, di ammirare e di capire la storia di questa regione.